A Teramo, dopo l'installazione nei mesi passati delle prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche, il territorio comunale è stato dotato di altre 12 infrastrutture per un totale di 24 punti di ricarica, così da offrire una rete capillare ed omogenea su tutto il territorio. L'obiettivo è quello di promuovere una mobilità sostenibile cittadina e favorire la creazione di percorsi turistici a zero emissioni. Una città sempre più smart e green, questo grazie alla stretta sinergia tra il Comune e Enel X. L'esigenza di questa infrastruttura, nuova infrastruttura sul territorio, è stata studiata, analizzata dal CITAM, l'Università dell'Aquila, che si occupa anche di questi tipi di interventi. Si sono individuate 60 postazioni di tutto il territorio comunale, di cui 44 su aree comunali e 16 su aree pubbliche, di cui appunto alcune sono in fase di attuazione come queste, arriveremo tra pochi mesi a coprirne 20, di cui 8 di Bicerge, di cui 6 attive già, e 12 di Enel X, di cui le prime 4 sono partite in questi giorni e le altre 8 partiranno prossimamente. Quindi pensiamo in questo modo di coprire tutto il territorio comunale, partendo dal centro, ai quartieri della città, per arrivare anche alle frazioni più importanti di Teramo. Attualmente abbiamo installato 12 colonnine, di cui 4 sono già attive, operative, e sono 9 colonnine in corrente alternata, quindi ciascuna presa di queste colonnine ricarica fino a 22 kW, e 3 colonnine saranno in corrente, avranno anche la possibilità di ricaricare in corrente continua, quindi la ricarica più veloce fondamentalmente. Sono distribuite ovviamente in tutte le aree della comune di Teramo, proprio per dare un servizio a tutti i cittadini nelle varie zone. E, si tratta di, di un utilizzo, di un servizio molto semplice da poter usufruire, perché l'utente dell'auto elettrica può ricaricare sia tramite le card sia tramite le app. Noi abbiamo un'app che è appunto l'app di Enel X, Juice Pass, dove sono visibili non soltanto le colonnine gestite da Enel X, ma anche tutte le altre colonnine gestite da altri operatori con cui Enel X è interoperabile.